Amiche, amici appassionati di grande ciclismo, allora veramente il grande ciclismo davvero è partito. È partito in terra australiana, c'è stato il successo di Alberto Bettiol, insomma, sembrano buone sensazioni. Però ovviamente adesso si entra davvero nel vivo, e si entra nel vivo in una stagione nella quale veramente affiorano tante, tante attese. E allora, noi oggi siamo insieme, lo possiamo dire, a un amico di Fuori Corsa con il quale abbiamo trascorso momenti importanti nella scorsa stagione per questo team. Il team è Intermarché Circus Wanty e il tecnico che veramente ci onora con la sua presenza è Valerio Piva. Perfetto. Buonasera a tutti. Buonasera. Salute, salute a tutti veramente. Grazie Valerio. Come va? Dove ti trovi? Bene, grazie. In questo momento siamo con la squadra in ritiro vicino a Calpe, al Bir, il posto dove alloggiamo quasi ogni anno. Siamo arrivati qui a dicembre per la prima volta e siamo ritornati adesso. Per il secondo training camp e torneremo il 21, il 20 ci sarà, diciamo, la presentazione ufficiale alla stampa della squadra nuova e il 21 io me ne torno a casa e la squadra continuerà, una parte della squadra andrà a Maiorca e io poi inizierò un po' più avanti con Tour de l'Oman e UAE e poi si parte, anche se siamo già partiti con la squadra in Down Under comunque. E infatti ne vogliamo parlare perché proprio nel prologo abbiamo visto Johansen che è andato molto bene, si è piazzato al terzo posto dal nostro Bettiol, appena 10 secondi, ma soprattutto ho visto nel suo curriculum che anche l'anno scorso andò bene in Australia. È un buon atleta, è un giovane atleta che abbiamo ingaggiato l'anno scorso per il primo anno, è un ex campione del mondo, viene dalla pista, quindi è un talento, è uno specialista nelle crono. L'anno scorso, primo anno, ha imparato, ha comunque finito alla grande la stagione finendo la Vuelta e quindi facendo anche un bell'attacco nell'ultima tappa a Madrid. È un corridore di talento, ripeto, che ha nelle dote principali la crono. È un cronoman e quindi si applica molto a questo. Si era preparato per questo prologo del Down Under e niente, ci ha dato una bella soddisfazione. Già un podio nell'apertura, diciamo, della stagione World Tour, è una soddisfazione. Allora, a detta di tutti, non credo di essere offensivo nei confronti di nessuno, ma realista, il vostro team si sta facendo onore perché grazie alle ottime, diciamo, figure che girano proprio a livello manageriale, ma anche tecnico, con budget non impossibili, sta veramente realizzando dei risultati davvero ottimi. E allora viene da pensare, un pochino facendo una valutazione di carattere un pochino partigiano, campanilistico, limitata all'Italia, diverse scommesse da giocare, perché Rota, lo abbiamo visto lo scorso anno, è stato bravissimo, forse al Mondiale non so se anche nel Torolio gli hai tirato un po' le orecchie. Al rientro ce lo racconterai, però c'è anche la scommessa a Bonifacio e poi ancora Petilli, quindi insomma siete vicini anche al movimento italiano, pur essendo la vostra una formazione di natura belga. Sì, no, chiaramente abbiamo anche dall'anno scorso uno sponsor italiano che ci aiuta molto, è della Vini Zabù, è il gruppo dei Vini Fantini, quindi abbiamo sempre, questa squadra ha avuto sempre una tradizione, ha sempre avuto corridori italiani, ok, avevamo Pasqualonna fino a quest'anno, Pozzovivo, fino all'anno scorso, niente, quindi cerchiamo di rinnovare. Non dimentichiamo che abbiamo anche una squadra under 23 dove abbiamo ingaggiato due talenti come Busato e Delle Vedove, e addirittura Busato è qui con noi già e inizierà forse la stagione, qualche gara già con la prima squadra. Quindi
investiamo sicuramente nei giovani. L'Italia è una nazione a cui ci teniamo molto, dove investiamo e dove cerchiamo di vedere e trovare dei talenti e cercare di fare anche dei buoni risultati nelle corse dove parteciperemo. Il budget, come hai detto te, non è il budget degli squadroni, delle grandi multinazionali, quindi noi cerchiamo di fare il massimo con quello che ci mettono a disposizione i nostri sponsor. Chiaramente, a mio grande dispiacere, abbiamo dovuto lasciare andare certi corridori che io personalmente avrei avuto piacere di avere in squadra, ma purtroppo io non gestisco i budget e quindi devo accettare anche queste decisioni, purtroppo, ma niente, cerchiamo di fare il massimo, mettere a disposizione dei nostri atleti tutto il materiale possibile, dagli allenatori ai nutrizionisti al materiale tecnico. Cerchiamo di lavorare molto su questo e poi dare la possibilità a tutti. Non abbiamo un leader determinato, a parte in qualche gara, e quindi ognuno ha in una gara o l'altra una possibilità di essere leader e di dimostrare le qualità, e questo ha spinto e ha motivato tanti ragazzi a fare i risultati che abbiamo visto l'anno scorso. La Valerio, prima di procedere con domande forse un pochino più mirate da parte mia, e chiedo agli amici a casa che abbiano un po' pazienza, il tempo di passare la pubblicità. D'altra parte, questi sponsor, quelli che ci stanno veramente vicini, proprio per continuare a procedere nella nostra attività editoriale. Quindi prego solo pochi secondi. Dal 1920 Lucarelli Piante, vendita e produzione di piante ornamentali e da frutto, progettazione, realizzazione e manutenzione giardini. Atacama, il gusto dell'avventura. Atacama è bici e accessori in carbonio, strada, mountain bike, gravel e e-bike. Atacama è la soluzione che cerchi. Atacamabike.com. Atacama, always one step forward. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossetticostruzionisrl.com. Allora, riprendiamo col nostro ospite, il tecnico Valerio Piva della Intermarché Circus Wanty. Allora, Valerio, andiamo subito al nocciolo. Tanti bei risultati, tante davvero buone sensazioni nel corso della passata stagione, tutto da rilanciare per quest'anno, però ovviamente il fiore all'occhiello, la curiosità, quel campione che tiene dentro di sé tante novità, è tutto legato a Benjamin, come lo chiamate voi, Ben, mi pare, Bini, no? Bini. E l'Eritreo Girmay. Quindi sarà una stagione molto particolare. Da dove si riparte? Da Iesi, ma anche un pochino dopo, dai, è tutto da rilanciare. Tanta gioia e tanta delusione nello stesso giorno. È stata, sì, come dici bene, è stata una grande gioia quel giorno. In un attimo è sparito tutto. Abbiamo rischiato e ho avuto tanta paura in quegli attimi quando ci dissero che non ci vedeva più da un occhio, e alla fine è andato tutto bene, è ritornato a correre. È riuscito a fare ancora qualche buon risultato. Chiaramente avremmo avuto piacere che finisse il giro, perché era un'esperienza nuova per lui e sarebbe stato un bagaglio importante per quest'anno. Però siamo contenti che è di nuovo al 100% e adesso è qui con noi. Ha passato l'inverno a casa in Eritrea, dove c'è bel tempo, dove si può allenare tutto l'anno in altura, perché Asmara è a più di 2000 metri, quindi non ha fatto l'allenamento di dicembre con la squadra, ma è qui adesso e da qui partirà per Maiorca, dove inizierà la sua stagione. Ecco, illustracela un pochino questa prima parte di stagione. Maiorca? Per lui sarà Maiorca e Valla Valenciana, poi adesso c'è un punto interrogativo, perché
per la prima volta nella storia ci sono stati organizzati i campionati africani e quindi sono più o meno a metà febbraio e vorrebbe partecipare. Adesso vediamo logisticamente come possiamo organizzare questo. Il programma era che lui rimanesse qui con noi in Spagna fino ad Almeria e poi dopo ritornava in Eritrea per poi ritornare in Italia e partire poi dalla Aiguilla e Tirreno, Sanremo e le classiche. Quindi adesso vediamo questo ancora punto interrogativo del campionato africano, però il suo inizio è quello, insomma, Mallorca, Valencia e poi l'Italia a partire dalla Aiguilla fino a Sanremo. Quindi compreso anche Strade Bianche, potrebbe essere? Quello non lo sappiamo ancora, può darsi. È in Italia, comunque è con noi, sarà con noi, vediamo in quel momento. Insomma. Per chiudere l'argomento Bini, morale come l'hai trovato? Chi? Scusa, non ho capito. E Girmay. Ah no, l'ho trovato bene, chiaro, lui è arrivato in forma, diciamo, in buona condizione, si è allenato sempre, quindi quando torna in squadra è molto contento, è molto, molto sociale, è un ragazzo con cui si lavora molto bene, quindi no, l'ho trovato ok, molto motivato, molto competitivo già, diciamo, in allenamento, si sbizzarisce, si diverte, ecco, questo è importante, secondo me questo è un po' la chiave di questo nuovo ciclismo, i ragazzi devono anche divertirsi a andare in bicicletta perché, sai, i sacrifici sono tanti, la pressione è tanta, allenamenti, diete, nutrizione, alla fine non vogliamo far saltare la testa a questi ragazzi e quindi è importante che si divertano e vediamo anche che risultati poi arrivano. E ovviamente c'è molta saggezza in quello che dici. E vorrei invece ritornare ai nostri uomini, a Rota in particolare, no? Allora, ho parlato prima di eventuali tirate d'orecchie dopo il mondiale, ovviamente sono così in senso metaforico, in senso affettivo anche. Gli hai detto qualcosa, ce lo puoi confidare oppure? Ma il primo messaggio che ho avuto dopo la fine del mondiale è stato il suo, mi disse: cosa ne pensi? Cosa ne penso? Ho detto, per me, cioè, in quel momento, chiaramente quando sei sulla bicicletta è difficile, tante volte in quei momenti, prendere anche la decisione giusta, però per me lui ha sbagliato a non attaccare, a non andare a tutta sull'ultima salita, dove avrebbe sicuramente forse ripreso Lutsenko e magari sarebbero andati in due o magari un altro, potevano avvantaggiarsi e non essere più ripresi, invece ha indugiato e alla fine poi si sono un po' guardati in faccia e secondo me lì c'è stato l'errore, perché durante tutta la gara lui si è comportato, ha fatto una gara bellissima fin dall'inizio della gara, era dentro nell'attacco iniziale dove si era rotto il gruppo, quindi si è rientrato dentro nell'attacco seguendo il movimento di Evenepoel. La corsa l'ha vista bene, chiaramente in finale poi ha fatto questo errore, secondo me, lui dice che aveva paura, che non si sentisse, pensava che non aveva le gambe, ma alla fine è sempre un po' il suo tallone d'Achille, non crede sempre nelle sue qualità e quindi questo è un po' a volte un handicap suo e quindi questo è stato un po' l'errore, che avrebbe dovuto giocare tutto ormai, non c'aveva più niente da perdere, quindi... E secondo me si poteva forse portare a casa anche un bel piazzamento. E allora forse è il caso di fargli sentire il calore dei tifosi vicino, per cui è da auspicare anche per lui un percorso italiano perlomeno nella prima parte di stagione. No, lui chiaramente sarà presente a tutte le gare italiane, dalla Aiguilla, lui farà tutte le corse anche fino alla Sanremo, il Sanremo è anche un obiettivo suo, ma è l'Aiguilla dove l'anno scorso finì terzo, è molto motivato, ha una stagione davanti dove dovrà confermare quello che ha fatto di buono, ma sicuramente confermare con dei risultati pieni, cioè vincere delle gare, perché ha il potenziale secondo me per farlo, ha perso il campionato italiano poi in una maniera anche
era il più forte, chiaramente ha fatto uno sprint troppo da lontano, insomma, sono tutti errori comunque che bisogna fare, bisogna portarsi dietro come esperienza e non rifarli, quindi questo è tutto il lavoro di quest'anno, cercare di far bagaglio degli errori del passato per non rifarli e cercare di centrare dei buoni obiettivi, soprattutto le corse al Giro d'Italia, le corse italiane, ma chiaramente lui per me è un corridore internazionale di valore nel World Tour, si è presentato già 2 anni fa a San Sebastian dove finì quarto, quindi è un corridore che ha le possibilità di farsi vedere ad alto livello, quindi ci credo. Valerio, ma le potenzialità credo non mancano nemmeno a Bonifazio e a Petilli. Siamo così rapidamente in conclusione. Cosa ci può dire di questi ragazzi? Bonifazio è stato un acquisto all'ultimo momento, chiaramente sono contento di avere un corridore come lui, perché è un attaccante, è un corridore che va nella mischia, però è un tipo di corridore che va bene nella nostra squadra e potrà essere anche una spalla per Bini quando si necessita di un supporto, di un aiuto, ma io penso che possa sicuramente far vedere le sue qualità e vincere qualche gara. Simone non lo scopriamo nessuno, è un ragazzo squadra, è un ragazzo che tutti vogliono bene, noi è importantissimo quando lo abbiamo con noi perché vede molto bene la gara e quindi è un aiuto importantissimo, non è il vincente, però aiuta a vincere, questo aiuta i compagni a vincere, questo è molto importante, avere corridori come lui in squadra, quindi ci contiamo molto perché è un corridore ormai di esperienza, è importante nella nostra economia di squadra. Ultime due domande, promesso Valerio, siamo praticamente intervistando il direttore sportivo della Intermarché Cerco Suonti, uno dei tanti direttori sportivi. Ebbene, sempre in campo italiano, tu ti arrivano informazioni secondo le quali è chiusa la trattativa con Pozzo Vivo, si potrebbe anche riaprire? Questo è un punto dolente, mi piange il cuore a me personalmente di non essere riusciti ancora a concludere questa trattativa, penso che sia quasi chiusa, mi dispiace perché io ho un corridore come Domenico che l'ho avuto solo quest'anno, l'anno scorso per il primo anno, ho avuto tante soddisfazioni, ha avuto sfortuna come tante volte nella sua carriera, però ci ha dato tanto, era un corridore che io personalmente avrei voluto e l'ho chiesto e l'ho fatto presente ai miei dirigenti, purtroppo quello che abbiamo letto da un punto di vista finanziario non si è trovato un accordo, quindi mi dispiace molto. Io se domani mi dicono guarda abbiamo trovato un accordo sarei più contento di tutti, perché ci manca un corridore come lui, ci manca un corridore sicuramente come lui al Giro d'Italia dove sicuramente lui avrebbe voluto esserci. Spero che se non si faccia niente con la nostra squadra che trovi comunque qualcuno, perché ha la voglia, lui ha fatto un anno dove ha riscoperto delle sensazioni e avrebbe sicuramente voluto far vedere quello che effettivamente è ancora in grado di fare, quindi ad alto livello secondo me. Allora Valerio, invece in ambito così globale per la tua formazione, ecco, abbiamo parlato di Girmay? Sì. Girmay, non lo so neanche io esattamente la pronuncia, però abbiamo parlato dunque di Bini, come lo chiamate voi, e altre punte, altri corridori interessanti, una veloce carrellata ovviamente. No, abbiamo sicuramente ingaggiato anche Rui Costa, certo, c'è un campione del mondo che ha vinto gare, quindi sicuramente 3 giri della Svizzera, vuole rilanciarsi, vuole ritornare in una squadra dove vuole cominciare a ridivertirsi e chiaramente è molto motivato. Io penso che sarà un corridore che vedremo ancora di nuovo ad alto livello. Abbiamo ingaggiato un corridore come Tönnissen che era alla Jumbo Visma, sempre un po' in appoggio a Van Aert, vuole dimostrare il suo valore, ha vinto una tappa al Tour de France, noi ricordiamo la partenza di Bruxelles, vince lui la volata, quindi ha delle qualità
e vuole far vederlo, vuole essere un po' qualche volta aiutato a essere un leader, quindi noi siamo disposti chiaramente a fare questo. E poi attorno a loro abbiamo tanti altri corridori, che Taramae, Menchens, corridori che hanno già dimostrato anche l'anno scorso il loro valore, Taco van der Hoorn, conosciuto, che ha vinto una tappa 2 anni fa al Giro d'Italia. Quindi abbiamo comunque poi giovani, abbiamo un giovane estone che abbiamo imparato a conoscere già l'anno scorso alla fine stagione, al Giro del Piemonte, finì quinto, Mikkels, Madis Mikkels, è un estone, ha finito quarto al Mondiale Under 23 l'anno scorso, ha un talento, veramente un talento. Quindi abbiamo comunque corridori d'esperienza e dietro giovani che dovranno imparare e dimostrare le loro qualità. E a fronte di tutto questo c'è anche un tecnico esperto, navigato e molto bravo, che risponde al nome di Valerio Piva. Questo lo diciamo con tutta la sincerità e anche con l'affetto nel cuore per una persona che veramente non è certo egoista di quanto a disponibilità. Grazie per essere stato con noi, Valerio, buon lavoro e che dire, speriamo di trovarsi magari a Strade Bianche la mattina sul pullman, un saluto veloce. Va bene, vi aspetto e vi ringrazio dell'invito. Grazie a tutti.